Io ho iniziato a giocare all'età di 12-13 anni. Prima giocavo a calcio perché tutti i miei amici giocavano a calcio e dopo sono stato obbligato a cambiare sport perché mi ammalavo sempre durante l'inverno, no? E mia mamma mi ha detto scegliti uno sport al chiuso e avevo altri miei amici che giocavano a basket e quindi ho provato a giocare a basket, no? Ho fatto 3 anni nel settore giovanile dell'Anzola Basket, una società molto piccola del mio paesino, e dopo ho avuto l'occasione di scegliere o la Virtus Bologna o la Fortitudo, che erano, insomma, anche oggi sono le due big società di Bologna, e mi sono fatto consigliare dalla società del tempo e mi ha consigliato la Virtus. Da lì è iniziato il mio percorso effettivo. Il basket secondo me non è come il calcio che si vive magari di un episodio, no? Ti dà la possibilità di giocarti una partita nei 40 minuti. Noi siamo andati a Varese, abbiamo stati in partita anche andando sotto di 20, no? Un'esperienza bellissima, rappresentare la tua nazione. La prima volta è stata all'Under 16 in Grecia, a Creta, è stato bellissimo. E lì eravamo soltanto arrivati quinti, se non sbaglio, no? Poi quella in Spagna è stata bellissima perché abbiamo giocato a Bilbao contro appunto la selezione spagnola, dove già c'era Mirotic, un giocatore che oggi gioca in NBA, al tempo giocava già a Real Madrid. E è stato molto bello giocare davanti a tantissime persone. Quest'estate è un'esperienza molto bella in Cina perché c'erano, per quanto fosse soltanto una tournée, c'erano sempre palazzetti da 3-4 mila persone pienissimi, ti chiedevano un sacco di autografi o di foto non sapendo che tu fossi, no? Bellinelli secondo me è uno dei migliori giocatori italiani, poi tra l'altro lui abita a 5 km da casa mia e ho avuto anche l'occasione di fare qualche campetto con lui a San Giovanni in Persiceto. E poi vediamo da Tome che è andato di là adesso, Gallinari, Bargnani anche. Probabilmente a breve ci andrà anche Gentile, Alessandro, mio carissimo amico, fortissimo. Penso che il campionato italiano sia in continua crescita, anche perché sono sempre grandissimi talenti in evoluzione e c'è bisogno di tempo, però non è che tutti gli anni si possono avere 10 giocatori pronti per l'NBA o l'Eurolega o il campionato italiano di Serie A. Quindi bisogna avere il giusto approccio e avere società e come Trento magari che danno la possibilità a giocatori italiani di sperimentare le prime serie, ecco.